Buongiorno a tutti, siamo qui nella sede della RP Astro a presentare l'ultimo prodotto di questa azienda, che è un Dobsoniano abbastanza particolare. Qui vicino a me c'è Spano Luciano e vedremo le fasi di montaggio e alcune caratteristiche tecniche di questo strumento. Come potete vedere, lo strumento è totalmente smontato ed è stato pensato per, diciamo così, un trasporto estremo. Quindi bisogna montarlo. Dopo si prende la cella, che tra l'altro pesa solo 17 kg. La si blocca. Arrivato a questo punto si procede con il montaggio dei tubi della montatura Truss. Qui si autocentrano praticamente, se ne puoi fare un po' a mano. Una volta che abbiamo montato i tubi, per i quali ci si impiega veramente un paio di minuti, si procede per montare i secondari. Ora, qua siamo in due, però è un'operazione fattibile tranquillamente anche da soli. Arrivato a questo punto, bisogna allargare la frizione che abbiamo preventivamente stretto per bloccare, per montare lo strumento, e il telescopio è pronto ad agire. Questo è il telescopio NGC 16, perché è un 16 pollici, viene fornito con delle ottiche a richiesta. È un telescopio, come si può vedere, pensato per il trasporto anche su piccole utilitarie, ed è un telescopio comunque che ha delle caratteristiche funzionali abbastanza interessanti, tra le quali uno smorzamento delle vibrazioni ragionevolmente è basso rispetto all'assetto e alla costruzione del telescopio, ma anche una manovrabilità molto precisa, il che se noi vogliamo seguire degli oggetti ad alti ingrandimenti è una questione di praticità, ma non solo, volendo montare degli encoders, questi vanno ad effettuare un puntamento preciso. Perché il telescopio vedete che si muove ed è stabile anche a declinazioni molto basse. Adesso io lo sto esagerando, ma cioè non è che si osserva in questa direzione. Però il telescopio è perfettamente stabile in tutte le posizioni. Ovviamente sarà possibile montare un telone, che la RP Astro sta già provvedendo a fornire. Allora, un'altra caratteristica interessante dello strumento è la possibilità di poter alzare o abbassare lo specchio secondario in maniera tale da trovare il fuoco con degli accessori tipo le torrette binoculari, e abbiamo la possibilità di memorizzare la posizione basandoci con dei blocchi, con dei fermi che possiamo posizionare. Una volta che abbiamo trovato il fuoco, quindi una volta trovato il fuoco per una certa configurazione, lo abbiamo trovato, basterà solo poi abbassarlo fino ad andare ad appoggiare sui blocchi e
e non dovremmo più preoccuparci di trovare il fuoco, una condizione molto comoda. Come telescopio, una volta che è montato, risulta abbastanza stabile. Io mi ritrovo su un terreno erboso, quindi in una condizione non ideale per la stabilità. Se noi vogliamo avere più stabilità, dobbiamo essere messi in piano e magari su un terreno di tipo cemento o asfalto, dove sicuramente aumentiamo la stabilità dello strumento. È ovvio che uno strumento come questo ha bisogno di una, oltre che del piano, bisogna scendere dai compromessi, cioè avere un telescopio molto più pesante, quindi molto più stabile, ma con penalizzazione durante il trasporto, o avere un telescopio estremamente leggero come questo, dove bisogna accettare dei compromessi a livello di vibrazione. Come tempi di smorzamento della struttura su un terreno diciamo così ideale, siamo nell'ordine dei 4-5 secondi, un tempo abbastanza accettabile ad ingrandimenti medio-alti. È ovvio che a ingrandimenti molto elevati, come in qualunque globo soniano, potremmo trovare qualche difficoltà, 500-600 ingrandimenti, ma un telescopio del genere non è fatto per lavorare in quella maniera. Per aumentare e diminuire anche i tempi di smorzamento delle vibrazioni, c'è un accorgimento tecnico. Questi sono dei pattini che quando sono avvitati, diciamo così, funzionano per carichi bassi. Quando io dovessi togliere il pattino, ce n'è uno per parte, funziona per carichi più elevati, quindi mi aumenta anche la fluidità dello strumento, che adesso è molto più fluido per quanto riguarda il movimento in altezza. Ecco, come dotazione standard la RP Astro dà un fuocheggiatore da 2 pollici con riduzione a 1 pollice e 1/4 e con movimento micrometrico, quindi riduzione 1 a 10, il cercatore diritto 1 8x50 e il telone appena sarà disponibile. Prima di salutarci, una caratteristica che comunque è una costante in tutti i prodotti della RP Astro, nel loro Dobson, è la possibilità di poter agire sulla collimazione del primario direttamente stando all'oculare, perché io ho queste 2 prolunghe che vanno ad agire sul basculamento della cella e quindi posso ottenere una collimazione soddisfacente e rapida anche da solo. Un saluto a tutti e ci rivedremo col prossimo strumento.